Appassionati di calcio a 5, ben trovati. Siamo giunti al 15° atto di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Vi ricordiamo che potete seguirci passo dopo passo attraverso il nostro sito mondofutsal.net e poi su youtube.com/mondofutsaltv. Anche questa settimana abbiamo tante cose da raccontarvi, dalla Serie A a finire per la Serie D, vari recuperi, dunque un ricco programma. Lo seguiremo per filo e per segno tra pochissimo. Iniziamo naturalmente dalla Serie A e dalla pesante sconfitta casalinga per la Rapido Latina in casa al Pala Bianchini contro la quotata formazione pescarese dell'Acqua e Sapone M-Gross. Latina ha dato il massimo ma non è riuscita a raccogliere un punto anche per la beffa subita a pochi istanti dalla fine, quando la formazione ospite è riuscita a siglare la rete del 3-2. Evidentemente l'esperienza di una formazione che tra l'altro detentrice della Coppa Italia ha fatto la differenza. Un vero peccato per i ragazzi di Mister Basile, che però hanno dimostrato di potersela giocare ad armi pari con tutti. Un buon viatico per il proseguo della stagione alla ricerca della meta salvezza. Ora i nerazzurri nella prossima gara renderanno visita alla blasonata Asti, che ha riposato nell'ultimo turno e che occupa la seconda piazza con una gara in meno rispetto alla capolista Luparezzi. Ma vediamo i risultati con l'aiuto della grafica. Il match tra Fabrizio Corigliano e Città di Sesto è terminato 3-3, mentre il Caos ha battuto la Lazio 3-2 e la Luparenza ha espugnato Napoli col punteggio di 4-2. 3-3 anche tra Pescara e Real Rieti, mentre la Rapido Latina ha perso in casa con l'Acqua e Sapone 3-2 e, come detto, riposava l'Asti. Questa è la classifica: Luparenza guida quota 28, seguita a 25 punti dall'Asti, 24 Real Rieti, 23 Lazio, 19 Pescara Caos, 18 Corigliano, 17 Acqua e Sapone, 13 Futsal Città di Sesto, 12 Rapido Latina, chiude il Napoli a 7 punti. Ma per vedere com'è andata, per seguire appunto questa beffa subita al photo finish dalla formazione nerazzurra, seguiamo il servizio realizzato da Enrico Pasquali Coluzzi e Gianfranco Marcello. Sfide che non si possono perdere, ci sono sfide che valgono un'intera stagione sportiva. Quella tra Rapido Latina e Acqua e Sapone M-Gross appartiene a questa categoria di partite. Un match che per entrambe mette in palio probabilmente i tre punti più pesanti di tutto il campionato. Dal palazzetto dello sport di Via dei Mille, un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Acqua e Sapone, attenzione, il tiro e il gol, vantaggio da parte dell'Acqua e Sapone, diagonale chirurgico di Cavinato. Un po' alla meno peggio, bellissimo il lancio di Mammarella, che azione meravigliosa da parte dell'Acqua e Sapone. Tra questa nuova manovra finta, meravigliosa da parte di Calderolli, attenzione a Calderolli, dentro il pallone Simone Chinchio. Non ha nessun problema a raccogliere questo pallone. Avellino conquista il pallone, attenzione Avellino. Avellino in gol sul secondo palo, Luciano Avellino è riuscito a catturare questo pallone e a castigare la retroguardia dell'Acqua e Sapone con il sinistro di Bacaro, rilancio di Mammarella precisissimo per Borruto. Borruto ha tentato di superare Chinchio, che non si è lasciato sorprendere. Ancora la Rapido, adesso la partita sta diventando bellissima. Regliano, il tiro da parte di Terenzi che termina sul fondo. La formazione dell'Acqua e Sapone, il tiro e il gol. Invenzione da parte di Cavinato sul secondo palo di Mister Basile, doppio passo da parte di Menini, se ne va Menini, dentro questo pallone, Avellino di piatto, parata di Mammarella, non è finita, Maina, tiro e gol, esplode le Palabianchini di fronte a questa marcatura del proprio centroavanti argentino Lucas Maina. A non andare nuovamente sotto, giocata meravigliosa di Lucas Maina, che poi prova questo suggerimento dentro per Lara, il tiro di Lara.
l'acqua e sapone con Calderolli, circolazione velocissima e il tiro effettuato. Strutturata, è stata programmata per fare meglio rispetto alla posizione di classifica. È arrivato il gol del 3-2, nel frattempo ha segnato un gol pesantissimo Cavinato quando mancano 30 secondi alla conclusione del match. Questa probabile sconfitta, anche se adesso c'è ancora il tentativo da parte di Vinicius Bacaro e Mammarella, da grande portiere qual è, riesce ad opporsi. Sì, non posso che fare i complimenti all'Acqua e Sapone, ma anche ai miei giocatori. Purtroppo con il portiere di movimento abbiamo avuto due occasioni con due calci da lontano a porta vuota, purtroppo sono finiti tutti e due fuori. Poi loro, è vero, una bella giocata, però è stato un mezzo tiro sporco che purtroppo è andato a finire dentro. Purtroppo non abbiamo giocato alla pari, se dobbiamo andare in avanti a testa alta, sappiamo che in questo momento non ci gira bene, però questa è la strada giusta, perché tenere testa a questa squadra e avere anche col portiere di movimento loro due volte l'opportunità di andare in vantaggio, purtroppo in questo momento ci gira così, però la strada è questa. Sì, una partita molto dura, di sicuro non ci aspettavamo una passeggiata. Latina è una squadra che lotta fino alla fine, si vede, penso che la classifica per nessuno dei due è bella, quindi per forza i tre punti. Sinceramente a noi il pareggio non ci serviva, perché noi l'obiettivo nostro era fare tre punti, però ci siamo trovati con una squadra che ha lottato fino alla fine e è andata bene per noi. Per noi non c'era un altro risultato che magari sarebbe potuto essere definito pesante come l'hai definito, perché comunque necessitavamo della vittoria, perché non arrivava da 5 turni in campionato. 4 pareggi e una sconfitta sono pesanti come la vittoria di oggi. Questa io spero dia quel qualcosa di fiducia che ci manca ogni volta che magari il primo tempo, i primi 10 minuti facciamo benissimo, rischiamo di fare 2-3 gol, poi ne prendiamo uno da situazione incredibile e ci complichiamo sempre la vita. E per chiudere il quadro della Serie A andiamo a vedere il prossimo turno, sempre con l'aiuto della grafica confezionata dal Marco Dell'Orco. Acqua e Sapone contro Fabrizio Corigliano, Città di Sesto contro Caos, Asti ospita la Rapido Latina, Lazio contro Napoli, Alter Ego Luparense contro il Pescara, mentre riposerà Real Rieti. Per quanto riguarda la Serie B a mani vuote, la Fondi calcio a 5 nella gara interna con il Prato Rinaldo si è dovuta arrendere ad una blasonata avversaria, la formazione del play manager Rosigna, nonostante i gol di Matteo Leia e Toigo Wagner. Nella prossima gara la formazione del presidente Ginepro riceverà ancora al Palasport di Fondi gli abruzzesi del Futsal Aprutino, terza forza del campionato, che nell'ultimo turno sono stati battuti dal Porto San Giorgio con il risultato di 7-3. Ma vediamo qual è stato il quadro dei risultati. Atlante Grosseto, Foligno calcio a 5, 7-4, Civitanova, Nurzia calcio a 5, 0-9 e poi ha dilagato l'Olympus sulla San Giorgese, 19-0 il punteggio, mentre è finita 3-2 tra Perugia ed Ardenza Ciampino, Porto San Giorgio a Prutino 7-3, mentre la Virtus Fondi ha perso in casa con il Prato Rinaldo col punteggio di 4-2. Questa è la classifica, Olympus in testa a 38, segue il Nurzia a 32, a Prutino 30, 29 per il Porto San Giorgio, 26 per il Prato Rinaldo e poi Ardenza Ciampino 23, Grosseto 20, Virtus Fondi 17, Perugia 14, Foligno Calcio 5 12, 4 punti per il Civitanova, chiude la San Giorgese a 2 punti. Ma per vedere com'è andata tra Fondi e Prato Rinaldo, vediamo questo servizio realizzato dalla redazione di Fondi.
La 16ª giornata in Serie B vedrà la Sangiorgese ospitare il Grosseto e poi Ardenza Ciampino Civitanova, Prato Rinaldo Olympus, Foligno Calcio 5 Perugia, derbissimo in Umbria, e poi Nursia Calcio 5 contro il Porto San Giorgio, mentre Fondi ospiterà il Futsal Aprotino. Per quanto riguarda la C1, un importante successo, tiratissimo il match per la Eagles Aprilia che ha battuto tra le mura amiche l'Atletico Civitavecchia col punteggio di 5-4. Dicevamo tiratissima questa vittoria all'ultimo respiro per i ragazzi di mister Iannaccone, a segno con Caldarone, con Vecino, con Racciopo due volte e poi Paterniani. Insomma, la formazione aprilana è riuscita a prevalere e a mettere in cassaforte tre punti fondamentali in chiave futura. La compagine apriliana aggancia il TCP a quota 10 e nel prossimo turno renderà visita all'Albano, che nell'ultima gara ha strappato un prezioso pari a Civitavecchia. Per quanto riguarda il minturno, grossi problemi a livello societario per il team del patron Daniele Di Ciaccio. Non è stata disputata la gara interna con gli anni nuovi Ciampino e sicuramente ci saranno sviluppi nelle prossime ore, con grossi rischi di continuità nel campionato per la compagine del gruppo. Vediamo allora i risultati della 20ª giornata, ricordando che non è stata disputata dunque la sfida di minturno. La Active Network ha battuto la Mirafin 7-2, 6-4 per la Lazio Calcetto sul campo della Capitolina Marconi, 2-2 tra Civitavecchia e Albano. A seguire, come detto, la Eagles Aprilia si è imposta di misura sull'Atletico Civitavecchia, mentre il Lido di Ostia ha battuto sul proprio campo l'Atletico Ferentino 3-1, 2-2 anche tra TCP e Real Castelfontana, 3-1 per la Virtus Palombara sul Città di Paliano. Questa la classifica: Capitolina Marconi a 50, 46 per la Virtus Palombara, 45 per il Lido di Ostia, 40 per la Active Network, 34 punti per l'Anni Nuovi Ciampino, 28 per il nuovo Atletico Ferentino e la Mirafin, 27 per Atletico Civitavecchia, Città di Paliano e Real Castelfontana, 26 per l'Albano, 20 per Lazio Calcetto e Civitavecchia, 19 per il Minturno, chiudono a 10 Eagles Calcio 5 Aprilia e TCP. Nel prossimo turno il Real Castelfontana ospiterà la Active, mentre il Lido di Ostia se la vedrà con la Capitolina Marconi, sfida poi tra Lazio Calcetto e Civitavecchia, Albano contro Eagles Aprilia, Atletico Civitavecchia contro Minturno, Città di Paliano ospiterà il nuovo Atletico Ferentino, Anni Nuovi Ciampino contro TCP e Mirafin contro Virtus Palombara. Per quanto riguarda la Serie C2, ma anche i due gironi di Serie D, la pausa di campionato ha permesso comunque la disputa di alcune gare di anticipo, di alcuni recuperi. Andiamo ad analizzarli. Nella C2 lo Sport Country ha battuto in casa la Vigor Cisterna col punteggio di 3-1. La Ginnastica è andata ad espugnare il Palabianchini con un 2-1 ai danni dello Sporting Giovani Risorse, mentre il Città di Cisterna ha battuto il Real Podgora per 4-3. Impattano Fortitudo Terracina e il Connect con un 2-2 finale. Per lo Sporting Giovani Risorse anche una amara sconfitta interna 1-0 per mano del Cosmos, formazione capitolina. Nel recupero del girone A di Serie D, altra sconfitta per l'R11 Latina, che cede il passo ad un L21 molto competitivo che si impone per 7-1. E con questa panoramica si chiude la 15ª puntata di Mondo Futsal. Io rinnovo l'invito a seguirci attraverso il sito mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsaltv. Il ringraziamento a Marco Dell'Orco per la regia, il ringraziamento a tutti i componenti dello staff e soprattutto a voi che continuate a seguirci numerosi. Grazie ancora e arrivederci per la prossima puntata di Mondo Futsal.